Amici sportivi, appassionati di ciclismo, in questo caso di ciclismo femminile, il più cordiale ben ritrovati sulle strade del Giro della Toscana, intitolato a Michela Fanini. Grande ciclismo femminile alla 25esima edizione, la creatura di papà Brunello, della sua famiglia e di tutti i collaboratori che ricordano così una fuoriclasse del ciclismo femminile come Michela Fanini. Tre giornate di gara, una formula ormai abbondantemente collaudata, sospesa soltanto lo scorso anno nel soccombere ovviamente agli eventi dell'emergenza sanitaria, ma quest'anno con il consueto entusiasmo eccoci nuovamente nel centro di Campi Bisenzio, prima periferia di Firenze, per raccontarvi il prologo, 2 km 280 metri, breve ma intenso potremmo dire, per andare ad assegnare le sei maglie ufficiali della corsa, oltre ovviamente alle due maglie non ufficiali. Tutto esaurito sotto l'aspetto della partecipazione a queste tre giornate di gara, 176 le atlete, 24 le formazioni che hanno risposto positivamente all'invito di Brunello Fanini e dell'organizzazione, ma soprattutto tanta qualità, con una partecipazione oltre ovviamente a tutte le squadre italiane, una partecipazione dall'estero davvero di altissimo spessore e molto qualificata, a testimonianza del valore della corsa ormai a poche settimane dalla sfida iridata in palio alla maglia di campionessa del mondo dopo quella olimpica che ormai è stata assegnata proprio qualche settimana fa. E allora il Giro della Toscana si inserisce proprio in mezzo a questi due eventi, dopo le Olimpiadi ma prima della rassegna iridata. Arlenis Sierra intanto la sua AR Monex, è lei la cubana vincitrice uscente in ordine di tempo nell'Albo d'Oro della corsa 2019, e la ragazza, la talentuosa ragazza cubana, chiaramente torna sulle strade della Toscana per cercare di vincere nuovamente il titolo di Granduchessa di Toscana, come ama chiamare Brunello Fanini, la vincitrice della sua corsa. Il prologo di Campi Bisenzio, dicevamo, tutto pianeggiante, 2 km 280 metri su un tracciato ormai ampiamente collaudato negli anni e nelle precedenti edizioni. Due rettilinei sostanzialmente, tra i quali troviamo due curve a gomito in cui ovviamente sarà molto molto importante rilanciare bene la bicicletta. Noi seguiamo intanto Rasa Leleivite, la lituana, la talentuosa lituana di Aromitalia Basso Vaiano, e con Rasa Leleivite seguiamo un po' assieme quelle che sono le caratteristiche del tracciato che apre questo Giro della Toscana. La storia del prologo ci porta al tempo record del 2017, 2:54:52, questo è il tempo record in assoluto da battere, ma oggi sarà sicuramente difficile perché su Campi Bisenzio soffia un vento davvero piuttosto intenso e piuttosto persistente, quindi è chiaro che su 2 chilometri abbondanti il vento può fare una certa differenza sotto l'aspetto proprio della prestazione, della performance per le atlete. Andiamo intanto a seguire con il dorsale di gara 150 Elisa Dalla Valle, la vicentina, dopo il primo tornante, dopo il primo tratto rettilineo, si viaggia verso il rientro in zona traguardo, e così andiamo davvero a scoprire metro dopo metro questo prologo di Campi Bisenzio, grazie ovviamente al patrocinio dell'amministrazione comunale, al sindaco e a tutta la giunta che ancora una volta hanno risposto con entusiasmo all'invito di Patron Fanini per accogliere sulle strade di Campi Bisenzio il Giro della Toscana che ricorda Michela Fanini. Presente ovviamente anche le ragazze di Valcar Travel and Service, le Blue Fuchsia, la formazione italiana di Patron Villa, questa che inquadrata dalle nostre telecamere è la milanese Silvia Magri, e poi ovviamente oltre alle squadre di club presenza di tante rappresentative nazionali, dicevamo la sfida è ridata che bussa alle porte, ma ovviamente anche il Giro della Toscana
in sé ha un grande valore tecnico e un grande prestigio. Addirittura abbiamo una rappresentativa che viene dal Sud America, che ha raccolto le più importanti, prestigiose atlete del momento dell'America Latina, che hanno fatto rotta sulla Toscana, su Campi Bisenzio, per disputare queste tre giornate di gara. Oggi ovviamente Campi Bisenzio, prologo d'avvio, poi la tappa dedicata a Michela, partenza ed arrivo a Segromigno in piano, più che mai la tappa che ricorda Michela i 116 km con l'aggiunta della salita del Valgiano di consueto, mentre vedete inquadrata Valentina Scandolara, la veronese di Aromitalia Basso Vaiano. Dicevamo, la salita del Valgiano che di consueto caratterizzava la terza e ultima giornata di gara, nell'edizione di quest'anno, l'edizione post-Covid potremmo dire, l'edizione della ripartenza, andrà ad essere inserita nella seconda giornata di gara. Terza giornata tutta nuova, partenza da Lucca, arrivo a Montecatini Terme, tre volte la salita di Vico nel finale. Insomma, davvero tanta carne al fuoco sotto l'aspetto tecnico, tanta salita, tre giorni, dicevamo, corsa breve ma molto intensa e molto ben costruita sotto l'aspetto proprio tecnico del disegno dei tracciati. Intanto abbiamo intravisto April Stacy, la britannica della Drops Le Col. Ora le telecamere vanno ad indugiare sulla vicentina della Monex, Maria Vittoria Sperotto, finalmente ritrovata la vicentina con il bel podio di Mortegliano nell'ultima edizione del Giro d'Italia donne. Una Sperotto che finalmente sembra aver ritrovato un buon colpo di pedale. Per la Sperotto 3:15:07, intanto andiamo a prendere confidenza con i primi rilevamenti cronometrici. Corina Lechner molto bene, l'atleta della Stuttgart, 3:12:29. La sua compagna di squadra con nazionale Lisa Fischer, 3:12:15. Intanto seguiamo con il 108 Agnieszka Skalniak, la polacca della Matt Atom, una delle atlete polacche più forte nelle prove contro il tempo. Oggi non è una cronometro particolarmente lunga, poi lo dicevamo prima in apertura di cronaca da Campi Bisenzio, questi due tornanti dove bisogna saper rilanciare molto bene la bicicletta e riacquisire velocità. Lo fa molto bene Agnieszka Skalniak, che ferma i cronometri sul miglior tempo di 3:06:31. Molto molto bene. Ecco il bronzo su pista di Tokyo 2021, Maria Novolotskaya, la russa di AR Monex. Senza dubbio uno dei migliori prospetti del ciclismo femminile internazionale. Cresce bene e in fretta la russa della Monex, Maria Novolotskaya. Molto bene anche nella seconda parte di gara la Novolotskaya, è sul filo dei secondi per andare a sopravanzare l'attuale leader Skalniak. Eccola sul finale, le ultime pedalate, non bisogna mollare proprio fino all'ultimo metro. Si rialza qualche metro prima la Novolotskaya, 3:07:62, bene ma non benissimo potremmo dire, perché rimane là davanti Agnieszka Skalniak con 3:06:31. Ovviamente andando avanti con le partenze e con gli arrivi vanno progressivamente ad abbassarsi i rilevamenti cronometrici. Abbiamo visto inquadrata al volo Alice Palazzi, una delle più giovani atlete in gara, Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo, la formazione marchigiana nella quale milita Alice Palazzi, che ora lascia il posto all'inquadratura a un'esperta come Olena Sharga, l'ucraina passata a difendere i colori della LVIV. Molto varia anche la scelta del mezzo da parte delle atlete oggi pomeriggio a Campi Bisenzio. Un po' il vento ha condizionato la scelta definitiva delle atlete, da prima in collaudo con bicicletta specifica da cronometro, ruote lenticolari e ruote a razze. Poi man mano che il vento purtroppo persisteva, la scelta è ricaduta sulle ruote un po' più leggere, ma soprattutto compatibili con
il vento che soffia laterale sul tracciato. Ruote tradizionali anche per Noemi Lucrezia Eremita, atleta diretta da Fidanza nella Isolmant Premac Vittoria, la formazione lombarda, anche la Eremita le primissime esperienze tra le elite. Buona prova per Noemi Lucrezia Eremita, ma ovviamente là davanti c'è sempre Agnieszka Skalniak, è lei in questo momento l'atleta da battere. Vediamo se ce la farà la milanese di Parabiago, Martina Alzini, anche l'Alzini reduce dalla spedizione azzurra di Tokyo nel quartetto femminile su pista. Martina Alzini, Valcar Travel and Service per lei, brava ad uscire dalla curva, mantenere una discreta velocità nell'uscita dalla curva, ovviamente ne beneficia il rilancio per andare a riprendere la posizione aerodinamica. Bicicletta da cronometro con ruota posteriore lenticolare, ruota anteriore ad alto profilo e rapporto decisamente lungo per l'Alzini, che si trova decisamente a suo agio in prove di questo tipo. E infatti Martina Alzini non tradisce le attese. 3.04.86, molto bene, e va al comando Martina Alzini. Va al comando Martina Alzini. Prima di lei Agnieszka Skalniak aveva monopolizzato la testa della classifica provvisoria di tappa davvero per molto tempo, ma la Alzini ha saputo spazzar via il tempo della polacca Skalniak. Le ragazze della Dukla Praga inquadrate, e ora davvero è una lotta che si stringe sempre più sotto l'aspetto della prestazione sportiva, perché ora il miglior tempo è di 3.04.86. Ovviamente siamo ancora un po' lontani da quello che può essere il record assoluto, ma dicevamo il vento di oggi non favorisce assolutamente le atlete impegnate. Ecco un'altra protagonista di Tokyo 2021 a lungo in fuga, l'israeliana Omer Shapira, riassorbita solo nel finale quando la fuga a tre che ha caratterizzato la corsa dei cinque cerchi olimpici ha praticamente, attenzione, un incidente meccanico intanto per la Shapira, l'uscita dall'ultimo tornante, un salto di catena prontamente assistita dall'assistenza meccanica neutra in servizio qui al Giro della Toscana, riparte, ma ovviamente su 2 km e 200 metri un salto di catena che ha costretto l'israeliana a scendere dalla bicicletta per andare a sistemare il mezzo meccanico, ovviamente costa praticamente tutta la prestazione sportiva. Un peccato per Omer Shapira, che comunque Olimpiadi a parte è sicuramente data in grandi condizioni su questo finale di stagione. Ricordiamo Giro della Toscana ovviamente, ma poi ovviamente il campionato del mondo, Giro della Toscana ormai premondiale a tutti gli effetti da parecchio tempo, e purtroppo ovviamente la prestazione di Omer Shapira vanificata da quel salto di catena all'uscita dall'ultimo tornantino. Si prepara intanto Arlenis Sierra, dorsale di gara numero 36 per la cubana, eccola la partenza, la ricordiamo in maglia rosa di vincitrice della classifica generale del Memorial Michela Fanini nel 2019. Seguiamo Arlenis Sierra perché ovviamente è scesa in terra di Toscana con propositi seri per andare a bissare il successo ottenuto 2 anni fa, di fatto l'ultima edizione della corsa organizzata da Brunello Fanini lo scorso anno, ovviamente pandemia che ha messo tutti a casa dal Giro della Toscana, ma quest'anno, l'abbiamo ricordato, si riparte con grande, grande entusiasmo. Arlenis Sierra, lei e la sua AR Monex, abbiamo visto prima Maria Novolotskaya, ma vorrei sottolineare anche la prestazione di Maria Vittoria Sperotto nella squadra di Aldo Piccolo. Ecco Inga Cesuliene, campionessa di Lituania in carica contro il tempo, anche lei molto attesa, passata a gareggiare la corte di Stefano Giugni nella Aromitalia Basso Bikes Vaiano. È una bella sfida ora fra Arlenis Sierra, Inga Cesuliene.
Nella seconda parte della start list ci sono un po' tutte le migliori, c'è il condensato tecnico di maggior valore e ovviamente da queste partenze, da queste ragazze andrà ad emergere l'atleta che potrebbe andare a vestire la maglia rosa sul palco di Campi Bisenzio. Bene Inga Cesuliene, ma non benissimo, 3.09.06, decisamente meglio Arlenis Sierra, che fa meglio addirittura di Martina Alzini e va al comando, 2.59.33 per la Sierra, giusto sottolineare, unica atleta ad abbattere il muro dei 3 minuti, non è una novità in questo prologo, ma sino a questo momento Arlenis Sierra va al comando con il tempo di 2.59.33. Lo teniamo lì, lo teniamo congelato in evidenza questo rilevamento cronometrico, perché chi vuole vincere ovviamente deve fare meglio della campionessa nazionale dell'isola di Cuba. Andiamo sul finale intanto per la Born to Win. Anastasia Carbonari, la giovane atleta di Roberto Baldoni, non va ad impensierire le parti alte della classifica. Anastasia Carbonari andiamo a vedere intanto la belga Dox, ma siamo davvero un po' agli sgoccioli. Nel frattempo aveva concluso anche Carolina Cumiega, prima di lei anche la Schweinberger, l'austriaca, ma in questo momento è quinta. Nulla da fare neanche per la Dox. Non è facile battere Arlenis Sierra a questo punto, seria candidata al successo finale, la cubana. Potremmo ripartire da dove abbiamo concluso. Vediamo Ganna Soloway, lei che ha vinto un mondiale contro il tempo tra le donne junior, ha un po' stentato poi negli anni a venire tra le donne elite, ora si è accasata alla LVIV, molto discontinua la Soloway, pur ovviamente non mancando di una classe cristallina, avendo saputo vincere in carriera un titolo mondiale tra le donne junior. Partita bene la Soloway. Molto prudente però nell'affrontare il primo tornante, ovviamente su 2 chilometri questo eccesso di prudenza poi lo si paga, perché lo spazio per andare a recuperare purtroppo è molto molto ristretto. Infatti Ganna Soloway finisce piuttosto indietro. Andiamo a seguire Carolina Cumiega, campionessa nazionale di Polonia, ovviamente a cronometro individuale. Molto bene il primo tratto di questa cronometro individuale, però là davanti c'è la Sierra, dietro di lei la Alzini, poi la Van der Duin che è terza, 3.05.38, poi la Skalniak, sembrava sul punto di monopolizzare il pomeriggio sui pedali la Skalniak, ma poi si è abbattuto il ciclone di Arlenis Sierra, niente da fare neanche per la Cumiega, 3.05.28, benissimo la Cumiega, ma un po' meno bene di Sierra ed Alzini. E ormai siamo davvero alle battute conclusive con il sole che piano piano ci abbandona nel pomeriggio sportivo di Campi Bisenzio. Siamo alle ultime atlete in gara con una Sierra a questo punto davvero vicinissima al successo di tappa. Arlenis Sierra, è suo il prologo di Campi Bisenzio, si riparte da dove ci eravamo salutati e da dove avevamo terminato nel 2019. Sierra che vince il prologo con il tempo di 2.59.33, brava Martina Alzini, prima delle italiane, seconda
al termine della cronometro di oggi con 3.04.86, paga 5.53 di ritardo alla Sierra. Terza la polacca Carolina Kumiega a 5.95, ecco intanto Arlenis Sierra con Brunello Fanini, con il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, che porge alla vincitrice di tappa la maglia gialla che ricorda Michela, con Gianni e Brunello Fanini anche Alessandro Consigli a rappresentare l'amministrazione comunale di Campi Bisenzio. Sierra, dicevamo, che ovviamente porta a casa anche il trofeo intitolato a Ivano Landi, ed Alessandro Consigli, assessore alle politiche sportive dell'amministrazione comunale di Campi Bisenzio, riceve anche l'omaggio floreale, la maglia Ciclamino di leader della classifica a punti, la maglia Makota per la vincitrice del prologo. Bravissima Arlenis Sierra. A questo punto due tappe alla conclusione, due tappe impegnative, ma oggi la Sierra ci ha dimostrato che la condizione e la gamba ci sono. Arlenis Sierra, complimenti, hai iniziato dove hai finito, hai vinto il Giro della Toscana nel 2019 e oggi qui sei andata fortissimo. Vabbè, credo che c'è un'etapa corta, però va bene per me, credo che domani c'è un'etapa più, non tanto dura, però credo che se sei un buon lavoro in squadra puoi andare bene per portare la maglia anche domani, anche finire con questa maglia. E quindi l'obiettivo è vincere ancora. AR Monex, tu, Novolotskaya, Sperotto, grande condizione. Sì, credo che adesso siamo una forte squadra per questa gara e credo che se facciamo un buon lavoro possiamo prendere la maglia l'ultimo giorno. Alessandro Consigli, fasciato di tricolore, con pieno merito e penso onore a rappresentare tutta Campi Bisenzio, tutta l'amministrazione comunale, questo Giro della Toscana, 25esima edizione, il ricordo di Michela Fanini, la festa viaggiante di Brunello Fanini e della sua famiglia e dei suoi collaboratori, non poteva mancare qui, dopo un anno di assenza. Assolutissimamente no, ormai Brunello è un'istituzione qui a Campi e quindi è giusto che noi come amministrazione si sia sempre presente in quello che Brunello voglia fare qui all'interno del nostro comune. Gli diamo sempre la massima disponibilità e come si può vedere il lavoro lo fa sempre in maniera egregia e questo per noi è un grosso vanto. Tappa breve ma molto intensa, tutta centrata sul vostro centro cittadino, il che chiaramente permette di valorizzare molto Campi Bisenzio. Sì. Penso che in questo momento ce ne sia proprio estremamente bisogno e il centro noi rappresenta anche tanto e quindi è giusto che in un modo o in un altro con lo sport ancora meglio si valorizzi il centro storico di Campi. Appuntamento quindi alle prossime edizioni? Senz'altro, quello ci saranno sempre e saremo sempre a disposizione di Brunello e di Michela Fanini. Presidente Gianni, una graditissima sorpresa la sua presenza, ma da grande appassionato di sport e da grande appassionato del territorio che lei governa non poteva che esserci al fianco di Patron Fanini in questa bellissima location di Campi Bisenzio. È il Giro della Toscana, un'iniziativa che porta il ciclismo a livello internazionale, atlete d'eccezione e naturalmente il mio grande affetto verso Brunello. La vita è tutto un film, è il suo messaggio, ma contemporaneamente il ricordo di Michela, questa straordinaria atleta che è morta nel dedicare la sua vita alla sua passione e a quello che sentiva il dovere di essere una ciclista che avrebbe avuto grandi soddisfazioni. È nella sua memoria, nella sua spinta che Brunello da anni porta avanti il Giro della Toscana che oggi da un punto di vista tecnico onora la nostra regione e quindi non potevo mancare alla tappa di apertura. Brunello Fanini è andata, battesimo come sempre importante, un prologo importante, 175 atlete, 24 squadre e tantissime nazionalità, scommessa già vinta con una tappa solo già in archivio. Sono felicissimo di aver raggiunto il 25esimo anno perché ci tenevo molto, 25 anni che si ricorda Michela. Michela ha lasciato un segno, Michela ci fa andare bene in tutta la nostra organizzazione e quindi
Niente, devo solo ringraziare tutte le amministrazioni e tutte le persone che mi hanno dato una mano, quindi grazie di tutto quello che è successo, grazie a Gianni che ha voluto onorare Gianni, è stato un grande da quando era assessore allo sport a Firenze, che c'è stato per 10 anni e mi faceva arrivare in Piazza della Repubblica, Piazza Signoria, Piazzale Michelangelo, mi ha fatto fare delle cose meravigliose e dal prossimo anno oppure ne parleremo, ci ritornerò, va bene? In Piazza del Duomo. Piazza del Duomo. Quindi siamo cominciati alla grande, quindi vi aspetto tutti domani e domani l'altro. Ciao, è un film. Di nuovo ben ritrovati sulle strade del 25esimo giro della Toscana Internazionale Femminile, la corsa che ricorda Michela Fanini dopo il prologo contro il tempo di Campi Bisenzio, che ha consegnato la maglia rosa Kenda Farben ad Arlenis Sierra. Seconda giornata di gara, prima tappa vera e propria, la giornata che più che mai ricorda la fuoriclasse lucchese, da Segro Migno in piano, partenza e arrivo in piazza Michela Fanini. Tappa dunque che si snoda in provincia di Lucca, con la mattinata come sempre a casa di Brunello Fanini, si può dire, perché Segro Migno, Capannori sono le terre nelle quali è cresciuta Michela Fanini, la mattinata dedicata come sempre alla toccante celebrazione eucaristica dedicata proprio a Michela Fanini, ormai una tradizione che anticipa la parte agonistica e che ormai è davvero parte integrante del programma del Giro della Toscana, dedicato proprio a Michela Fanini. Quindi Brunello, la sua famiglia, tutto l'entourage del comitato organizzatore, il collegio di giuria, la direzione di corsa, insomma, chi ha voluto bene tuttora vuole ricordare Michela Fanini, ovviamente fa tappa nella parrocchiale di Segro Migno in piano. Operazioni preliminari del mattino che ci porteranno direttamente alla via ufficiale con i 116 chilometri di gara, all'inserimento del finale dell'Erta del Valgiano, Gran Premio della Montagna di prima categoria, quindi oggi davvero non si scherza, salita nel finale pronta davvero a fare selezione, se come sempre la tappa di Segro Migno è stata un po' dedicata alle ruote veloci, quest'anno si cambia perché con l'inserimento del Valgiano nel finale le velociste sicuramente dovranno faticare tanto per rimanere là davanti e cercare di giocarsi il successo di tappa. La sfilata del mattino con le 24 formazioni, le 145 atlete che hanno terminato ieri il prologo di Campi Bisenzio e si preparano a portarsi sulla linea di partenza. L'affetto di Capannori, l'amministrazione comunale da sempre vicina a Brunello Fanini, e allora andiamo a sentire direttamente la voce del primo cittadino di Luca Menesini. Fasciato di tricolore come si conviene nei grandi appuntamenti, Luca Menesini, sindaco di Capannori, dove il cuore per il ciclismo batte forte e quando si deve ricordare Michela Fanini siamo tutti in prima fila. Un grande appuntamento è questo per il comune, per tutto il territorio e chiaramente anche per la Toscana, all'insegna del ciclismo. Questa è una terra di ciclismo, ma che sempre più si sta caratterizzando, anche grazie a Michela Fanini, grazie a Brunello Fanini, sul ciclismo femminile. Questo è un appuntamento importante che richiama a livello mondiale a questo punto squadre e diventa anche un'occasione non solo di sport ma anche di promozione del territorio e di turismo. Quindi
per noi un grande momento, ma un grande momento anche per tutto il paese. Qua ci sono tantissime corridrici che sono passate anche da Tokyo e quindi diventa un momento anche propedeutico per i grandi appuntamenti internazionali. Queste le parole di Luca Melesini, sindaco di Capannori, a pochissimi istanti dal via ufficiale. In realtà si tratta di un breve trasferimento che porterà tutta la carovana verso il cimitero di Segromigno, dove ormai da oltre 25 anni riposa Michela Fanini. La commemorazione al cimitero che seguiremo tra qualche istante, dopo la quale andremo davvero nel cuore della corsa, nel cuore dei 116 chilometri di gara. Giro della Toscana che anche quest'anno ha fatto un po' il tutto esaurito con le sei maglie ufficiali di corsa che accompagnano Brunello Fanini, l'amministrazione comunale, mamma Giulietta, Piero, Daniela, insomma tutta la famiglia Fanini all'interno del piccolo cimitero di Segromigno, dove riposa Michela con Arlenis Sierra, con tutte le maglie ufficiali, l'olandese Maaike van der Duijk e il ricordo di Michela Fanini. Passa il tempo, passano gli anni, ma la sensibilità, la delicatezza con cui affiora il ricordo di Michela la dice lunga su quanto ha dato e quanto ha fatto Michela per il ciclismo femminile e per tutto il mondo del pedale e per gli appassionati lucchesi e non solo. Con il pensiero rivolto a Michela Fanini si va alla partenza ufficiale, quattro giri veloci, vallonati, comunque sia senza grandi asperità, e poi il quinto giro lo annunciavamo prima con la salita del Valgiano, tutta da vivere perché le atlete andranno a scollinare sulla vetta del Valgiano e là mancheranno soltanto 6 km abbondanti alla conclusione della tappa di oggi, quindi probabilmente l'ago della bilancia di questa tappa di Segromigno sarà la salita del Valgiano, poco lo spazio dalla sommità del Valgiano alla conclusione, ma staremo a vedere. Intanto le prime battute sui pedali ci propongono il gruppo Aranghi Compatti, che insomma va a assaggiare, va a prendere un po' le misure del tracciato che si snoda attorno a Segromigno, attorno a Capannori, mentre in prossimità del traguardo sventolano anche le bandiere dell'Ecuador, i supporter della formazione della Liro Sport, la rappresentativa dell'America Latina presente sulle strade del Giro della Toscana. Le polacche intanto sulla testa del gruppo, arriva anche la maglia ciclamino in corsa di Maaike van der Duijk, l'olandese della formazione britannica della Drops, e da questa parte sulla destra dei teleschermi le ragazze della Matatom, l'altra formazione polacca assieme alle ragazze di Valcar Travel and Service, gruppo che procede a ranghi compatti e in ogni caso insomma la velocità non è certamente turistica, si pedala di buona lena, si tiene alto il ritmo, ma il gruppo in questa fase preferisce pedalare a ranghi compatti. Traguardi volanti intanto ad animare la prima parte della tappa, la prima parte della giornata sui pedali. Si va a sprintare con la lituana di Aromitalia Basso Vaiano, Olivia Baleisite, che va a procedere la portoghese Martins e l'altra atleta della Aromitalia Vaiano, Valentina Scandolara. Nuovo traguardo volante, in questo caso in piazza Michela Fanini, a parti invertite rispetto al precedente, perché la campionessa nazionale del Portogallo Maria Martins è andata a precedere Olivia Baleisite, terza posizione per la milanese di Valcar Travel and Service Martina Alzini. Traguardi volanti che in ogni caso ovviamente tengono le atlete molto attente, guardinghe sulle parti più avanzate del gruppo. Non decolla la fuga in questa prima parte di gara, mentre si transita davanti al mercatino
Faninin, località Lunata, con Matilde Bertolini, la possente passista di Casa Valcar Travel and Service, che mantiene alta l'andatura e controlla sulla testa del gruppo. Arriva anche Martina Alzini, la vedete vestita d'arancio perché al termine del prologo di ieri ha vestito la maglia arancio 100 in qualità di miglior atleta italiana. Fanno capolino anche le ragazze di Gianluca Bortolami, è una prima assoluta per le giovanissime ragazze dirette da Elena Valli, eccole. La formazione è quella della GB Junior Team, anche una caduta peraltro ben visibile sull'atleta col dorsale di gara numero 21, caduta nelle prime parti di gara, ma è bene dirlo, senza grandi conseguenze per nessuna atleta. Lara Scarselli era l'atleta che abbiamo visto con la casacca rovinata dalla caduta nelle prime parti di corsa. Si va intanto a girare ancora in prossimità del traguardo di Segro Migno, ma attenzione perché a questo punto inizia ovviamente ad animarsi la corsa nel mirino delle protagoniste. C'è a questo punto il Valgiano, mentre il traguardo volante Michela, che peraltro da a buoni in classifica generale, va alla polacca Aurela Nerlo. Non uno sprint, ma semplicemente un controllo nelle prime posizioni per la Nerlo senza grossi problemi. Suona la campana, un solo giro alla conclusione, non si tratta più di pedalare nel circuito già coperto per quattro volte, si tratta di andare verso il Valgiano, si tratta di andare verso la salita regina della giornata, e provano ad allungare in tre. L'olandese la vedete in prima posizione, Nicole Steigenga, difende i colori della formazione belga della Dolcini Vanei, che poi due atlete italiane, peraltro due giovanissime, che ovviamente prendono il giro della Toscana come un'ottima vetrina per farsi vedere. Giorgia Simoni, dorsale di gara 54, la vedete lì davanti con la maglia della Born to Win G20 Anvedo, la formazione marchigiana di Roberto Bardoni e Samuel Agostinelli, e a completare il terzetto con il numero di gara 87, in casacca rosso-nera di Isolmant Premac Vittoria, arriva davanti in questo momento a dare il cambio alla Simoni, Noemi, Lucrezia e Eremita. Due italiane e un olandese provano a fare la differenza, gruppo dietro che non concede troppo spazio, evidentemente l'avvicinarsi del Valgiano fa intuire che il gruppo non ha nessuna intenzione di far decollare la fuga prima che la salita cominci, e infatti la vedete là in fondo, la prima avanguardia del gruppo, una ventina abbondante di secondi con Noemi Lucrezia Eremita, primo piano per lei a fare l'andatura, riceve il cambio ora da Nicole Steigenga, vecchia conoscenza del ciclismo femminile italiano perché per diverse stagioni ha militato in squadre italiane, ora ha preso la via del Belgio, lei che batte passaporto olandese, la forte passista Nicole Steigenga, delle tre è l'atleta meglio posizionata in classifica generale, ma ovviamente il vantaggio quantificato davvero in una manciata di secondi, con il gruppo lo vedete pronto a controllare, non permette al terzetto di guadagnare oltremodo spazio, si attende il Valgiano, salita importante, salita che nella tradizione del Giro della Toscana veniva collocata nell'ultima giornata di gara, la giornata conclusiva, quest'anno anticipata nella tappa dedicata a Michela Fanini, che quindi ha un po' cambiato la propria fisionomia tecnica. Per le ragazze evidentemente il Valgiano diventa davvero impegnativo, e con la corsa che entra nel vivo la Steigenga non molla, prova a rilanciare, ma il gruppo dietro si sta mangiando le fuggitive. Nulla da fare per Simoni, per Eremita, per Nicole Steigenga. Corsa che verosimilmente andrà a riaprirsi sul Valgiano. Bel primo piano ancora per la Steigenga, atleta olandese, lo dicevamo prima. Mentre ci troviamo nel corso del quinto e ultimo giro, quindi con le israeliane davanti a fare l'andatura, il forcing della rappresentativa nazionale dello Stato di Israele, si lavora evidentemente per la capitana, per Omer Shapira.
atleta più quotata tra le israeliane, e si va ad iniziare la salita del Valgiano. Gaia Realini, la minuscola ma fortissima scalatrice della Isolmant, prima che vittoria nelle prime posizioni, bravissima quest'anno sulle strade rosa del Giro d'Italia donne, alla caccia di conferme dopo un ottimo Giro d'Italia, ha saputo tener testa sulle grandi salite. Gaia Realini alle migliori, alle picche del ciclismo femminile mondiale, senza timori, non guarda in faccia a nessuno, si alza sui pedali e forza l'andatura. Eccola Gaia Realini, minuscola scalatrice pescarese, viene dall'Abruzzo, Gaia Realini, e trova subito la risposta da parte delle atlete di Valcar Travel and Service, e si fa trovare pronta Silvia Magri in seconda posizione, atleta di Valcar, dietro Arlenis Sierra, la cubana, facilmente riconoscibile perché ovviamente la sua casacca di club AR Monex è coperta dalla maglia rosa Kenda Farbel in qualità di leader della classifica generale. Arriva anche Giorgia Bariani, l'atleta della Top Girl, fa Savortolo lì davanti, si alza l'andatura, gruppo allungato nelle primissime posizioni, ovviamente si alza l'andatura davanti, dietro ne fanno le spese le atlete che faticano di più a tenere il passo, e Gaia Realini scatta ancora, sta cercando di fare la differenza, sta cercando di portar via il gruppetto sul Valgiano. Ovvio che questa diventa una fase fondamentale, alza il gomitino la Realini, segnale che chiede il cambio all'atleta che la segue, importante portar via la fuga per chi vuole evidentemente evitare una soluzione a ranghi compatti. Guardinga ma passiva, Arlenis Sierra controlla tutto, controlla tutte ma non prende l'iniziativa. La Realini invita a farsi avanti le altre atlete, sta cercando collaborazione, arriva anche Rasa Leleivite, la lituana, ora davanti. Queste sono le rampe più impegnative del Valgiano, chi può sale agile, chi può cerca di salvare la gamba nel finale, Omer Shapira, e si forma questo gruppetto, si forma questo gruppetto, arriva anche Inga Cesuliene con queste atlete che vedete inquadrate in questo momento con la Bariani, stanno cercando di rientrare sulle atlete che precedono, arriva anche Maria Novolotskaya, poi la trentina, la vedete con il 46, Letizia Borghesi, ma prima di queste atlete, là davanti ce ne sono altre che evidentemente riescono a forzare di più sui pedali. Risaliamo allora velocemente e andiamo a vedere chi c'era davanti sulla testa della corsa a 10 km dalla conclusione di Segromigno in piano. Fatica intanto Inga Cesuliene, la campionessa nazionale di Lituania. Andiamo là davanti perché la corsa è proprio lì. Rasa Leleivite, Arlenis Sierra, Debora Silvestri, bravissima l'italiana di Lucio Rigato della Top Girl Fassabortolo, più avanti ancora Gaia Realini, rapporto agilissimo per la Realini che a questo punto ci sembra un attimo indecisa, non sa se tirar dritta, poi si volta, sta cercando di capire se rientrano le immediate. C'è anche Omer Shapira, proviamo allora a riepilogare. Omer Shapira per la nazionale di Israele, Rasa Leleivite per Aroma Italia Vaiano, poi Gaia Realini, l'abbiamo vista lì davanti, c'è anche la trentina di Valcar Travel and Service, eccola in quarta posizione Barbara Malcotti, poi ovviamente Arlenis Sierra, poi la russa di AR Monex, compagna di club, ci è sembrato di vedere anche lei, Maria Novolotskaya, poi Debora Silvestri, presente l'atleta mentre siamo a Matraia della Top Girl Fassabortolo, poi Carolina Cuniega, eccola, Aurela Nerlo, eccola, le due polacche pagano qualche metro di ritardo, le due polacche rispetto alle leader qui davanti, Realini, Sierra, Leleivite, Malcotti e Debora Silvestri, davanti ora Rasa Leleivite. Ancora qualche scampolo di salita per provare a fare la differenza per le atlete che sono davanti. Si volta Rasa Leleivite alle sue spalle, Gaia Realini, Arlenis Sierra, fino a questo momento si è limitata a controllare la cubana
di AR Monex, facilmente riconoscibile, lo dicevamo prima, perché veste la casacca rosa, il leader della classifica generale, la casacca Kenda Farben. Non è terminata la salita, però ricordiamo che le pendenze più severe sono alle spalle, erano a Matraia. Ora si rifiata un attimo in attesa del tratto conclusivo di salita, ovviamente rifiatare davanti, da modo alle altre atlete di rientrare. Eccola la Novolotskaya, l'avevamo visto giusto prima, ma si era staccata al passaggio da Matraia, ultima atleta ora a chiudere il drappello delle fuggitive. Davanti hanno rifiatato, si sono rialzate, soprattutto Rasa Lelevite, che aveva fatto un ottimo forcing nel passaggio da Matraia, e quindi è andato a rinfortirsi il gruppetto delle atlete davanti. Le polacche ora là davanti che provano a rilanciare, ma siamo ormai in prossimità del Gran Premio della Montagna, e al passaggio dallo scollinamento mancheranno soltanto 6 km e 600 metri al traguardo di Segromiglio, quindi tratto di discesa, mentre prova ad andarsene Rasa Lelevite. Tratto di discesa, dicevamo, poi altrettanto breve tratto di pianura per tornare in piazza Michela Fanini. Prova a forzare ancora sui pedali, il forcing della lituana, reduce dall'impegno olimpico di Tokyo. E solo Gaia Realini reagisce, prova a tenere le ruote di una scatenata Lelevite. Lelevite che ormai possiamo a tutti gli effetti considerare come naturalizzata toscana, da anni abita in Toscana, dunque conosce molto bene queste strade. 100 metri allo scollinamento, 100 metri al Gran Premio della Montagna. Lelevite là davanti, Realini che tiene nel mirino la sagoma dell'atleta di Aromitalia Basso Vaiano. Si va a scollinare, e allora Lelevite in prima posizione. È finita la salita per Rasa Lelevite. Alle sue spalle, seconda posizione, solitaria, in vetta al Valgiano, Gaia Realini. Mentre le nostre telecamere rimangono sulla battistrada, che ha già innestato il rapporto decisamente più lungo per andare ad affrontare il tratto di discesa. Discesa, lo ricordiamo, in virtù anche delle precedenti edizioni del Giro della Toscana, breve ma piuttosto tecnica. E sicuramente Rasa Lelevite potrebbe essere all'altezza della situazione per gestire bene questo finale. Finale nel quale ha saputo fare molto bene la differenza. Intanto Arlenis Sierra è transitata in terza posizione a condurre il drappello che sta dando la caccia a Rasa Lelevite. Tutte le migliori hanno scollinato a ruota di Arlenis Sierra, tutte le migliori hanno terminato la salita del Valgiano, ma qui davanti c'è Rasa Lelevite, curva e contro curva, nel tentativo di non andare a perdere velocità, e subito va a rilanciare la bicicletta per cercare nuovamente di acquisire la giusta velocità. Dietro c'è Arlenis Sierra, che però viene segnalata in forte recupero. Al pari della Lelevite, anche Arlenis Sierra se la cava molto bene in discesa. Ha pagato qualcosa in salita Arlenis Sierra. D'altro canto, il Valgiano, Gran Premio della Montagna di prima categoria, sicuramente non è digeribile con facilità per chi non è avvezzo alla salita. Ha pagato qualcosa la Sierra in salita, ma ci viene segnalata dal servizio di radioinformazioni alla caccia diretta di Rasa Lelevite. Eccola davanti, la lituana. Alle spalle il tratto più complicato, a 4 km dalla conclusione, il tratto più complicato di discesa. Ora la sede stradale è decisamente più ampia e le curve si possono impostare con un po' più di sicurezza. Verso il traguardo di Segromiglio in piano ci crederà Rasa Lelevite, alla caccia di questo successo, la formazione della Val Bisenzio che trionfò già su questo traguardo nelle precedenti edizioni con altre atlete.
3 chilometri scarsi a questo punto alla conclusione per Rasale Levite, che si volta e controlla cosa sta accadendo alle sue spalle. Curve contro curve ancora, spettacolare la discesa, ma attenzione ad Arlenis Sierra, eccola! Lo dicevamo prima, ha pagato qualcosa in salita, ma in discesa. Si è buttata a capofitto alla caccia, 3 km alla conclusione intanto. Qualcosa meno ovviamente per Rasale Levite là davanti. Si è buttata a capofitto, dicevamo, Arlenis Sierra alla caccia di Rasale Levite. Stiamo a vedere cosa succede nel finale, perché Arlenis Sierra sembra avvicinarsi rapidamente a Rasale Levite. Rapporto lungo per entrambe, ma ormai sembra aver ultimato la ricucitura sulla battistrada. Arlenis Sierra. Finita anche la discesa, ora tratto pianeggiante per le due atlete al comando. Riaggancio pressoché ormai effettuato a poco meno di 2 km alla conclusione. Composta e redditizia sulla bicicletta, Arlenis Sierra, la leader della classifica generale, va ad accodarsi a Rasale Levite. Si volta la lituana, chiede subito il cambio alla Sierra, che ovviamente indugia un attimino, stringe le scarpe. Arlenis Sierra si prepara uno sprint a due, prende fiato dopo l'inseguimento alla Levite, che a questo punto si trova davanti. Chiede ancora il cambio, rallentano le due dietro, Silvestri e Realini. Si è formato un tandem alle spalle di queste due atlete, con Deborah Silvestri e Gaia Realini, ma per entrambe le italiane sembra davvero difficile rientrare sulla cubana Sierra e sulla lituana Levite. Passa ancora davanti Rasale Levite, ormai 1 km scarso alla conclusione. Situazione a questo punto bilanciata con un leggero favore del pronostico per Arlenis Sierra. Sulla carta è più veloce, ma ha faticato parecchio a rientrare su Rasale Levite e ha pagato molto lo sforzo sul Valgiano. Staremo a vedere tra queste due bravissime atlete come si risolverà la corsa di oggi, la tappa dedicata a Michela Fanini. Direzione Segro Migno per entrambe, si volta ancora a Rasale Levite, controlla, ma Silvestri e Realini, il tandem delle immediate inseguitrici, è troppo lontano, a poche centinaia di metri, 500 per la precisione, alla conclusione, sostanzialmente ancora una curva a sinistra, la virata sulla sinistra, che ci porterà direttamente sul rettilineo conclusivo, verso Piazza Michela Fanini, a Segro Migno in piano, eccole, rimane davanti la Levite, un po' più astuta la Sierra che si volta, rapporto più lungo per Rasale Levite, parte Arlenis Sierra, partita decisa Arlenis Sierra, e sembra davvero là davanti, padrona dello sprint, padrona di Segro Migno dopo Campi Bisenzio, braccia alzate anche nella tappa di Segro Migno. Due giornate di gara, due vittorie. Arlenis Sierra, Rasale Levite che va a prendersi l'argento di giornata, volata per la terza posizione, bronzo di giornata fra Aurela Nerlo e Deborah Silvestri, sgomitatina ma niente di che. E Deborah Silvestri è di bronzo sul gradino più basso del podio, poi Nerlo, Realini, Omer Shapira sesta, ecco Mariano Volozkaya solitaria in settima posizione a 45 secondi di ritardo. Altro gruppetto, insomma il Valgiano ha fatto grande selezione, ha fatto davvero una grande selezione, e quindi ovviamente i frazionamenti con Letizia Borghesi ora che chiude ottava, va a precedere Bariani, Cesuliene, la belga Lotte Klaes della Dolcini e poi Carolina Cumiega.
via via arrivano tutte le altre con Arleni Sessiera a questo punto che consolida ulteriormente il primato in classifica generale con Rasa Leleivite che risale posizioni e seconda in classifica generale con un ritardo di 23 secondi nei confronti della Sierra. A lei la maglia gialla in ricordo di Michela in qualità di vincitrice della tappa. Leleivite, dicevamo, seconda. Deborah Silvestri, migliore delle italiane, eccola in maglia arancio 100, terza in classifica generale. Novolotskaya, leader delle giovani, in maglia bianca Selle SMP Memorial Giacomo Montrasio, è quinta in classifica generale, preceduta dalla sola Aurela Nerlo, quarta. Rasa Leleivite si veste di verde, seconda in classifica generale, ma leader tra le scalatrici, avendo scollinato in prima posizione sulla Valgiano. E Arleni Sessiera, ovviamente, due tappe su due, sua la classifica punti, la maglia ciclamino Makota, sua la maglia rosa Kenda Farben, ha una tappa dalla conclusione, tappa che domani ci porterà da Lucca, dalle mura di Lucca, fino a Viale Verdi, a Monte Catini Terme, con sei gran premi della montagna. La festa intanto a Segromigno in Piano, con i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Capannori, di Porcari, Pierluigi Castellani, che è il presidente del comitato provinciale lucchese della Federciclismo. E allora noi vi ringraziamo per essere stati con noi, la parola alle protagoniste al termine della tappa di Segromigno in Piano, e a risentirci domani con la Lucca Monte Catini Terme. Deborah Silvestri, brillante terza oggi e migliore atleta italiana, una tappa alla conclusione, domani è la più difficile. Sì, oggi è stata una gara molto dura e per me è stata anche iniziata un po' maluccio perché sono caduta il secondo giro, poi comunque in salita ho cercato di dare il massimo e tenere. Complimenti a Sierra e a Rasa che sono state veramente forti. Io ringrazio la mia squadra che oggi mi hanno sostenuto e sono state fantastiche. Domani è un altro giorno e cercheremo di difendere la maglia. Arleni Sessiera, complimenti, dopo il prologo di ieri oggi hai vinto ancora e hai vinto una bella volata contro Rasa Leleivite. Grazie, credo che sia un'etappa, pensavo che era la salita dell'anno scorso, della prima etappa, e no, era la seconda, è una salita dura, per fortuna si è fatta una volta, speriamo domani fare un buon lavoro e mantenere la maglia della leader. Pierluigi Castellani, presidente del comitato lucchese della Federciclismo, questo giro della Toscana che rappresenta un po' il fiore all'occhiello in una provincia che affonda radici davvero importanti nel mondo delle due ruote. Sì, direi importantissime, siamo praticamente alla 25esima edizione, nozze d'argento, e in Lucchesia ormai, come tutti sanno, ci sono campioni di tutti i tipi, campioni del mondo, campioni italiani, e Brunello nel 1996 ha iniziato questa avventura che sono 25 anni che porta avanti. Io ho fatto i primi 10 anni insieme a lui, ma per motivi di lavoro mi sono un po' allontanato, e però adesso sono ritornato in pianta stabile e lo seguo, diciamo, molto molto da vicino.